Salve, sono l'avvocato generale Manasciuolo del Foro di Trani e oggi parlo di una sentenza della Cassazione, la 22.338 di quest'anno, in materia di responsabilità del primario, del direttore della struttura complessa, sanitaria complessa, così come viene definito oggi. Stiamo in ambito civile. Il problema che si è posto alla Cassazione, l'interrogativo qual è? Il primario risponde in casi di disfunzione organizzativa dell'ospedale? La risposta è stata positiva, ma vediamo quando. Prima di tutto, la Cassazione fa riferimento su due norme, l'articolo 7 del DPR 128 del 69 e l'articolo 1176 del Codice Civile. I compiti che deve svolgere il primario sono diversi, sono molteplici, a molti sono di carattere amministrativa, burocratica e più altri che scendono più nello specifico della sua professione di medico. Questi compiti vengono tutti elencati nell'articolo 7 della legge del DPR 128 del 69 e quindi si va dal controllo dell'attività e quindi anche la disciplina del personale che è presente in reparto, e quindi per personale si intende non solo il personale sanitario ma anche quello tecnico. Il primario ha anche la responsabilità, l'intera responsabilità su tutti i pazienti, responsabilità addirittura anche sulla tenuta corretta delle cartelle cliniche di ogni paziente, e quindi poi fra gli altri compiti per esempio definisce i criteri diagnostici e terapeutici. Questa norma quindi ha un carattere specifico. Vi è poi, come ha detto la Cassazione, un'altra norma alla quale bisogna fare riferimento, che è l'articolo 1176 del Codice Civile. Questa è una norma di carattere generale, perché non vale solamente per i medici e il primario, ma vale per tutti i professionisti, e attiene alla diligenza, cioè il professionista viene chiamato a svolgere un'obbligazione. E per svolgere quell'obbligazione, per adempiere a quell'obbligazione, deve utilizzare non la diligenza comune, quella cosiddetta del buon padre di famiglia, bensì una diligenza specifica proprio collegata alle sue mansioni, alla sua professionalità, agli studi che ha fatto e alle sue capacità professionali. Ora, come si fa a capire se il professionista ha agito con diligenza o meno? Si paragona quello che effettivamente ha fatto con le condotte che avrebbe posto in essere, quindi quello che avrebbe fatto, un professionista modello, un professionista diligente, quindi che si trova a operare nelle condizioni del professionista concreto. Logicamente, più ci si allontana, più quello che è stato effettivamente fatto si allontana da quello che sarebbe stato dovuto posto in essere dal professionista diligente, logicamente aumenta la responsabilità in capo al professionista concreto. Ora, l'articolo 1176 è una norma di carattere generale. Questo cosa vuol dire? Che se le norme di carattere generale non possono prevedere tutto e quindi non hanno previsto il caso concreto, cosa bisogna fare? Sarà possibile andare a utilizzare il 1176 per valutare in concreto la condotta del professionista. Ora, che cosa succede nel caso del sanitario, del primario, quando c'è una disfunzione organizzativa? La Cassazione dice che risulta colpevole, quindi responsabile, se non prova, questo è molto importante, quindi l'onere della prova grava sul primario, da aver prima di tutto avuto delle dettagliate informazioni sui malati, quindi praticamente non prova di aver adempiuto agli obblighi di quell'articolo 7 del DPR 128-69, quindi non si sia informato, come ho detto prima, dello stato dei malati, non abbia impartito le istruzioni precise e non abbia a monte predisposto delle direttive per appunto le urgenze, per gestire le urgenze. Quindi, prima di tutto, il primario è chiamato a discolparsi
e quindi di aver utilizzato, di aver risposto ai compiti di cui all'articolo 7 del PR 120-69. Però qua non, il DPR 120-69, l'articolo 7, non è andato a disciplinare i casi in cui appunto ci sia una disfunzione, e allora bisogna fare riferimento all'articolo 1176 del Codice Civile. E quindi cosa avrebbe fatto il primario modello, il primario dirigente, quello astratto? Avrebbe trasferito il paziente in una struttura idonea se il paziente era nelle condizioni di essere trasferito. Quindi il primario risponde se non ha disposto il trasferimento. Ora, logicamente, qua, come ho detto prima, ho posto l'accento prima, ci troviamo nel campo della responsabilità contrattuale, perché ho detto l'onere della prova grava sul medico, perché la Cassazione un'altra volta ha equiparato la responsabilità del primario, ha incasellato quella della responsabilità del primario nella responsabilità di tipo contrattuale, cioè quella responsabilità che, come ho specificato in un altro post a cui faccio rinvio, fa carica maggiormente l'onere probatorio in capo al medico e c'è un certo favore più favorevole per il paziente. Tant'è vero che oggi come oggi, dopo la legge Balduzzi, assistiamo a uno scontro, una giurisprudenza di merito, cioè di tribunale, delle corte d'appello, perché non si comprende ancora come interpretare l'articolo 3 della legge Balduzzi, e quindi sia il sanitario, sia esso medico, infermiere, qualsiasi altro professione sanitaria, professionista in capo della sanità, sanitario, si debba applicare la responsabilità contrattuale o la responsabilità extra contrattuale. Ora, la legge Balduzzi è molto importante non solo dal punto di vista contrattuale, ma e quindi della responsabilità civile, ma anche della responsabilità penale del medico. Tant'è vero che per la prima volta è stata introdotta la differenza fra colpa lieve e colpa grave ed è stata inserita in una norma non per la quantificazione della pena in campo penale, ma per capire se l'agente, in caso concreto il medico, sia responsabile o meno. Proprio per questo ho fatto un altro video post a cui faccio riferimento. In descrizione vi lascio i link ai video, sempre in capo di responsabilità medica e di legge Balduzzi. Comunque trovate tutte la sentenza e anche il post sul mio sito internet, il mio blog marasciuolo.it. Seguitemi anche sui social, e lascio sempre in descrizione. Questa registrazione, come al solito, diventerà un podcast. Alla prossima!